voluto con questo escludere altri comuni, la città capoluogo, che è il nostro riferimento, questo potrebbe non neanche essere logico. Interscambiamo, lavoriamo insieme, comunichiamo, facciamo parte di molti enti insieme, autorità portuale, consorzio industriale e altri enti, plus questa città metropolitana va istituzionalizzata, va regolamentata, ecco, e noi dobbiamo essere gli attori, ma noi possiamo portatori anche di esperienza. Questa città metropolitana deve, secondo me, migliorare quelli che sono i servizi alla fine verso i cittadini. Interromperci, bloccarci nelle comunicazioni. Noi a Capoterra ci crediamo, ma c'è altri cittadini che hanno voluto partecipare oggi, evidentemente, all'economia della nostra vita qua in questa zona, e non solo in questa zona, in tutta la Sardegna. Grazie. Le funzioni fondamentali che devono essere attribuite alla città metropolitana. Quindi proviamo a partire da questa domanda per vedere che cosa è la città metropolitana, a cosa serve e perché i cittadini, prima che i politici, devono, detto così, che vogliono diventare neocittadini. Noi abbiamo detto sono i 16 comuni che fanno già parte del forum dei sindaci, che sono stati individuati, se non mi sbaglio, con un protocollo tra regione, questi 16 comuni, nel 2005, che ormai da 10 anni si incontrano abbastanza spesso, hanno fatto un'analisi delle potenzialità dei loro territori, delle critiche. Parlava i fisio su un tema molto difficile, ostico, che i cittadini non sentono vicino, perché questo ce lo dobbiamo dire con chiarezza. In qualsiasi ambito, in qualsiasi famiglia, in qualsiasi momento, chiaramente, cos'è la città metropolitana, nessuno se lo sente chiedersi. Perché se noi nel 1990 non avessimo avuto la concorrenza delle province, probabilmente oltre il dibattito si sarebbe anche realizzata la città metropolitana. È lì che nella legge del Rio, per cui anche la Sardegna può in qualche modo avvalersi della possibilità di fare la metropolitana, e anche quello è stato un risultato non scontato. Perché nelle prime bozze noi non c'eravamo, soltanto l'attenzione dei nostri parlamentari sardi ha permesso di essere inseriti e di entrare anche noi in questa dimensione, in questa opportunità. La città metropolitana dovrà cambiare con una nuova mentalità, è per quello che deve partire dal basso e non calare dall'alto, perché se parte con questa mentalità sia la città metropolitana che anche l'altro riordino del sistema di autonomie locali, che sono l'Unione dei Comuni, le associazioni dei comuni, ecco, io quindi credo che, rispondendo alla domanda del tema, del titolo, la città metropolitana è una grande risorsa. La prima forse cosa che ha fatto meritoriamente Romina per discutere della riforma degli enti locali è stata un'occasione di dibattito, e poi dopo deve succedere che noi facciamo assemblee di questo genere, faremo le nostre direzioni provinciali, le nostre direzioni regionali, e decideremo che cosa il Partito Democratico fa. Il loro soggetto di riferimento, quindi oltre al comune, qual è l'ente locale che deve erogare servizi, perché stiamo parlando di un tema che è relativo soprattutto al livello di efficienza dei servizi che si vogliono dare ai cittadini. E questa sera non è potuta essere qui con noi, insieme al ringraziamento per questo graditissimo invito, perché il tema è veramente un tema molto molto sentito. Con piacere l'invito del sindaco Salvatore Mattana a non perdere l'occasione perdendoci in discussioni, perché l'opportunità è davvero fortissima. Io penso all'opportunità turistica. La città metropolitana probabilmente nascerà in ambito a quest'altro grande contesto di riforma, che è la riforma della Costituzione. Ma quando abbiamo fatto la riforma del titolo quinto la scorsa volta, la riforma del titolo quinto che di fatto non ha funzionato come era nelle intenzioni dei costituenti, di chi allora insomma lavorò alla riforma della Costituzione. Che sono dovuti andare via per impegni familiari, per aver partecipato a questo incontro. E Romina, nell'ultimo passaggio, credo che abbia colto un po' quella che era la richiesta del PD di Capoterra, ma anche delle amministrazioni di San Rocco, Villa San Pietro e Cure. Una buona serata.